Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Marino. Come sapete, l'oggetto della conferenza stampa di questa mattina è la presentazione di un salone piccolo ma eccellente che aprirà i battenti la settimana prossima, come dire, giusto a seguito della chiusura della settimana delle sfilate Moda Uomo. Gli amici giornalisti presenti sanno che non è abituale per noi ospitare a Palazzo Marino conferenze stampa di manifestazioni o saloni di settore, a meno che non ci siano delle particolari ragioni di interesse, diciamo, per la città ad ospitare e valorizzare manifestazioni economicamente rilevanti e strategicamente rilevanti per il nostro territorio. È sicuramente questo il caso di Linea Pelle, che oggi presenterà appunto questo salone che si chiama Anteprima, che noi abbiamo accolto in città, a Milano, con molto piacere, perché lo spostamento di Linea Pelle nella nostra città completa, diciamo, un quadro strategico di manifestazioni fieristiche riconducibili al segmento della moda, che per noi è un asset e un valore da rilanciare, diciamo, e da accompagnare con una particolare attenzione riguardo istituzionale. Con il dottor Mercogliano abbiamo condiviso diversi passaggi negli ultimi mesi e nell'ultimo anno e mezzo, direi. Noi siamo molto lieti che il sistema delle manifestazioni fieristiche abbia trovato nella città di Milano anche una possibilità, diciamo, di dialogo e di costruzione di sistema. Oggi alcuni quotidiani ne davano conto e dal nostro punto di vista l'amministrazione comunale la presenza di Linea Pelle con tutte le sue manifestazioni e articolazioni in città appunto va a completare un quadro che è giusto, diciamo, sia un quadro complessivo, ciascuna manifestazione nel suo specifico e nel suo segmento, ma in un'ottica di dialogo proficuo con le istituzioni e con il sistema nel suo complesso. Nel merito di che cosa succederà nei prossimi giorni alla Fiera Milano, poi lascerò la parola al dottor Mercogliano. Vorrei salutare però anche gli altri ospiti di questa conferenza stampa, Filippo D'Avelio, che tutti conoscete, è un produttore di cui non ricordo il nome, Alessandro, che come dire, testimonierà, diciamo, anche della permanenza nel territorio milanese non soltanto degli aspetti ideativi relativi appunto all'ambito della pelletteria, ma ancora di segmenti manifatturieri, diciamo, importanti e che dal nostro punto di vista è giusto rimangano, diciamo, nel territorio dell'area metropolitana e della città metropolitana in senso proprio. Quindi il dottor Mercogliano ci racconti un po' lei che cosa ci aspetta. Io inizio subito indicando uno dei motivi che ci ha spinto a tornare a Milano, la gentilissima assessore italiana. Sapevo che ci sarebbero stati accolti con grande disponibilità, parlo sul serio. Ci aspettavamo un'accoglienza, ma non così disponibile, non così grande. Noi siamo tornati in Milano, perché eravamo nati qua, poi per ragioni, varie ragioni, ma indotte, siamo spinti a scappare a Milano, a Bologna, a scappare da Milano a Bologna. Quindi siamo tornati in una città che veramente il piacere di ospitare questa manifestazione e queste due manifestazioni. Anteprima, come dice la parola stessa, è un'anticipazione di ciò che presenterà
all'Opero, tra un mese e mezzo circa, ed è una manifestazione veramente di nicchia, una cinquantina di membri di assoluta eccellenza, di cui un rappresentante seduto qui al tavolo, un rappresentante lombardo alle porte di Milano, perché il settore cruciale italiano, che oggi costituisce una eccellenza internazionale, ha degli stretti in alcune regioni come la Toscana, il Veneto, la Campania, ma anche un distretto piccolo ma assolutamente significativo, superiore alla media nazionale, che appunto è alle porte di Milano, un giorno di cui la Concilia Bonaudo, appunto dall'altro lato del tavolo, è esponente di primo livello. La Concilia Italiana si è messa negli ultimi 10-15 anni, è diventata la fornitrice del cosiddetto lusso, lusso che sta attraversando una fase di stanchezza, che però viene in qualche modo sostenuto, spinto e sostituito da lusso accessibile. Le nostre concilie sono in grado di servire tutte le fasce di mercato, dalla media alla media alta. E l'espressione turistica, l'espressione, la concentrazione dell'offerta della Concilia Italiana, appunto, è rappresentata da queste due manifestazioni, l'anteprima, dove si trovano, si cercano i motivi stilistici della stagione futura, che per noi è la primavera estate 2017, diciamo attività di concertazione, di preparazione, che poi sfocia nei capitali di Lina Pelle. Lina Pelle, che è considerata anche la mostra numero uno al mondo, in cui si offre tutto ciò che serve per fare un paio di scarpe, una borsa, un capo di abbigliamento di pelle per le fasce alte del mercato. E abbiamo 110-115 paesi che vengono a visitare Lina Pelle, abbiamo 42 paesi che espongono a Lina Pelle. Insomma, rappresentiamo effettivamente questo primato italiano, l'imprenditoria italiana nel mondo della moda, che sappiamo essere, avere noi in Italia tra i numeri di uno. Io chiudo soltanto spiegando il motivo per cui anteprima ha, per la seconda volta, adottato un allestimento, diciamo, originale, che è quello che da luogo anche alla conferenza di stampa e all'invito che abbiamo fatto al professor Bellietto. Abbiamo voluto omaggiare Milano e quindi costruire gli stand con le facciate dei migliori o di quelli che noi abbiamo voluto essere i migliori nobili palazzi della nostra città. L'abbiamo fatto ovviamente per ragioni diciamo estetiche, per affettive, ma l'abbiamo fatto anche con una intenzione precisa. Milano, quando noi lasciamo Milano, non era ancora forse diventata una delle capitali della moda, dove è diventata nel frattempo, e noi siamo riusciti a tornare nella tempistica giusta. Adesso c'è molta concorrenza tra le capitali della moda, Londra sta venendo su molto, noi speriamo tutti che Milano mantenga questo primato. C'è un confronto con Parigi, noi allora nel nostro piccolo, soltanto per l'aspetto simbolico, diamo alle facciate degli stand di anteprima questo significato. Vogliamo che Milano, con la classe politica tra l'altro che ci segue, vogliamo che Milano non solo mantenga il suo primato, ma lo accresca con mille strumenti, con una concertazione, una collaborazione generale, che però non deve alterare la tecnica, gli interessi del mercato,
E quindi, per esempio, noi siamo andati via da Bologna per ragioni, per mille ragioni, soprattutto perché Milano, ma siamo andati via da Bologna anche per un caso bello. La data era sbagliata, la data di Bologna. A Milano abbiamo trovato la nostra data. Per il calendario si accendono nel mondo guerre civilistiche feroci, quando la data è sbagliata. Allora io mi approfitto per dire che è sbagliato da parte di qualcuno pensare a ammucchiare le fiere del prodotto finito e le fiere del prodotto a monte. Noi siamo fornitori, tra l'altro noi presentiamo la primavera e l'estate, invece i produttori dei manufatti, degli accessori, presentano l'autunno e inverno, quindi c'è proprio una differenza, una lontananza molto grossa. Quindi cerchiamo di valorizzare, di potenziare i limiti, rispettando però le tecniche utilistiche del mercato. Io credo dopo, qualcuno che il comunicato stampa è pieno di informazioni, mi auguro a nome di tutti i nostri espositori che si arrivita alla visita da prima, a molti eventi di sapore culturale. Quindi se possibile lascerei una testimonianza al nostro imprenditore di Brandi, Concilia Bonaudo, che rappresenta a livello per l'ennesima volta egregiamente questa eccellenza della pelle italiana. Buongiorno a tutti, sono onorato di poter portare la mia esperienza come imprenditore, però per prima cosa mi vorrei collegare alle parole del dottor Mercogliano, perché abbiamo insieme, grazie a lui, tanto combattuto per portare la fiera di mia pelle a Milano. E mi sembra di vedere, io risiedo a Milano da tanti anni, perché non sono nato a Milano, per cui sono adottivo in questa città, però ormai sono 30 anni che abito qui, ed è una città che io adoro particolarmente, e lo dico anche dall'esperienza legata al fatto che per il mio lavoro giro il mondo e passo forse più tempo all'estero che in Italia. Però Milano è una città dove bisogna anche ricordare che forse la moda in Italia è nata proprio a Milano, quello che ho letto un tempo addietro, sono stati degli sconti. Milano era una città leader europea, con una popolazione di più di 100.000 residenti, ed era per tempo veramente leader nella lavorazione delle sete, degli ori, dei materiali preziosi e anche della pelle. Infatti le concerie naturalmente necessitano dell'acqua, erano nate nella zona in cui oggi io mi trovo e altre concerie di grandissima qualità risiedono. Io ricordo con grandissimo piacere quando l'Italia, e Milano in particolare, era leader nel livello della stima della moda, era leader con la moda. Purtroppo è una leadership che abbiamo negli anni perso. Ricordo quando la città veniva abbellita la settimana della moda, i monumenti venivano abbelliti come richiamo per i turisti del tutto il mondo, per cui diciamo Milano era la porta dell'Italia grazie alla moda. Poi purtroppo in questi anni, per una serie di motivi, abbiamo un pochino perso gli appigli, però io credo da cittadino di vedere il fermento di un'impresa di questa città. Ecco il motivo per cui abbiamo voluto portare la fiera a Milano, perdere un po' del provincialismo italiano, cioè di fare tante fiere legate alla moda, magari in città per quanto belle, per quanto interessanti, però un po' slegate dall'appeal del nostro settore. Vedo che la città sta proprio riprendendo vigore, sta riprendendo forza, è qualcosa che lo si vede proprio circolando per le strade, si vede che abitano più stranieri in Italia, la città a Milano, la città si sta allargando, e noi come rappresentanti del settore pelle, del settore moda, siamo ubicati con l'azienda a pochi chilometri da Milano. Come dicevo, non siamo gli unici, vicino a noi tra l'altro c'è anche un distretto calzaturiero, il quale ha nuovamente incominciato a prendere vigore negli ultimi anni, che è Parabiago, che ha vissuto degli anni di grande gloria, purtroppo negli anni 70, e poi così come è
capitato in altri settori e è andato un po' in decadimento. Poi anche qui dobbiamo dire grazie alle industrie francesi che hanno portato le produzioni in Italia, piano piano abbiamo ripreso il ruolo paraviario e di conseguenza anche le nostre aziende. Io credo che oggi più che mai, dopo un ciclo in cui si è corso, non sto parlando per la mia azienda, si è corso all'estero, si è corso alle produzioni del sud-est asiatico, si è corso alla ricerca delle quantità, dei volumi, oggi si sta riscoprendo, a mio avviso, sempre più un artigianato, chiaramente un artigianato industriale, però è un artigianato manufatto, veramente fatto su misura. Ecco perché gli stranieri sempre più, dal mio punto di vista, saranno attenti a venire in Italia, a venire in Lombardia, e non solo, però in Lombardia in particolare, perché il Ministero delle calzature di Paraviago rappresenta l'eccellenza della qualità delle calzature, così come la pelle. La pelle prodotta nelle nostre zone, nella Lombardia, e pelle sono prodotti di grandissima qualità, e io credo che proprio questo nasca dalle nostre origini, perlomeno dalle tracce del 1200, se non prima, perché non ci si inventa nulla, e se continuiamo a lavorare e a produrre in questo modo, in questa direzione, in questa attenzione, l'Italia, per quanto riguarda il prodotto pelle, moda e lusso, sarà sempre leader nel mondo. E per cui la mia testimonianza vuole essere solo a incoraggiare sempre più il mantenimento delle produzioni in Italia e la crescita delle nostre aziende, ripeto, artigiane, perché l'Italia resterà dal mio punto di vista vincente se saremo capaci tutti insieme di fare sistema, di continuare a investire, di attrarre i nostri stranieri, di tenere vivo un settore per cui siamo invidiati in tutto il mondo, perché noi in Italia abbiamo la filiera completa della moda, siamo questi, su questo siamo l'unico paese al mondo che ha la filiera completa, e questo è un asset fondamentale a cui magari chi non è addetto al lavoro magari non dà tanto peso, e quando si parla di moda, e per cui chiaramente parliamo di sfilate, parliamo di eventi, bisogna sempre ricordarsi che dietro tutto quello che è la sfilata, la mondanità, i personaggi che vengono, ci stanno veramente migliaia di aziende che producono, ed è un asset molto 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 importante per tutta l'Italia. Per cui mi auguro che i nostri politici, le nostre rappresentanze possano prestare attenzione a questo settore che è veramente il mondo. Grazie. Il professor D'Averio. Beh, funziona, sì. Allora, per la prossima edizione nostra vi suggerisco un periodo di maggio, non è lontano, è un po' difficile da fare perché la mia regione di Polizia è un po' universale della città, ma purtroppo negli ultimi anni non mi darà fatto la piazza d'Ambrosiana, negli archivi dell'Ambrosiana, quando era ancora più facilmente praticabile, perché non è l'entrata della crisi psichica della quale di oggi. Nella chiesa della Polizia, alcuni anni fa, ho estratto i due modelli di modelli dei due stivali che si percepivano quello da una parte e quello dall'altra di là. Credo che sia un oggetto simbolico formidabile, perché dovrei tentare anche di fare una testa, perché l'ampolio quando arriva a Milano a 26 anni, arriva con un gruppo di smantrapatti sulla Kawasaki, lo scrive poi nelle memorie su Le Mans, Fratelli, Valois. Arrivano in vado in Italia in un attimo, tanto vecchio, perché generale in due che si fa 8 anni, non lo vedete, va via in carrozzella, l'austriaco, e scoprono una città che non avevano mai immaginato, non immaginavano neanche, perché vengono dalla città più cadente d'Europa che Parigi. Parigi che si rinnova nel XIX secolo, la Parigi della rivoluzione è una sorta di paracone crollante, e arrivano dalla città più moderna d'Europa, vanno a dormire la prima notte a Palazzo Cervelloni, che non ha ancora finito, poi lui sta qua per un po' di tempo, poi trova una villa da in fase di costruzione dietro a Bombello, ma non sta diventando. Manda una lettera alla compagna, cioè a Bolarmè, che lo ha spinto a fare la televisione, e dice, solito una città magnifica, qui ci sono i teatri, la scala, cioè, meno di 20 anni, come vi arriva qua. Cioè, è tutto nuovo, arriva dalla città più nuova d'Europa. E cosa faccio a fare il stivale? Allora, mi viene
anzi ancora adesso la sagra di questi filari per voi dovrebbe essere un grande titolo d'onore, un grande onore, al punto che potete essere di fatto questa se fa un anno fatevi stare, vedete qua Palazzo Marino, le due sagre dei filari, o quello mette un po' di storia di reggimento come qua via Romo, e diceva della di Biduro fa un certo effetto, ma questo fa l'effetto perché la comunicazione fondamentale è la comunicazione dei medici per cercare una realtà specifica. Che cosa è la realtà specifica dell'anno? Questo è delle sagre. Io ho un amico architetto potentissimo in Cina, uno dei più potenti della Cina, una sorta di personaggio strano che fu spedito fuori dalla Cina perché faceva parte del gruppo di Belli, che nel MEN, siccome apparteneva a una buona famiglia, non lo fucilarono, poi lo mandarono a fare un po' di anni in Europa, e lì che l'ho conosciuto, poi è tornato in Cina e lì è nato da lì, poi però i cimenti, perché è un po' tutta la risolfa, sfratano tutti e lo ricostruiscono in 2 anni, e lo fa per mestiere. Ha uno studio che rispetto a fare quello del dottor Modi, James Ponte, eccola, grande questo studio di Chu, che era fuori di questo posto di bambù fuori Shanghai, girava lì e credo che possa ricevere 2.000 persone, quelle robe, i cinesi erano sempre così più del normale, no? Sono sempre così esagerati. Girava questo studio con dei figli mobili un po' svegliesoidi, di tecniche, che era autentico, il design era un po' meno autentico. La cosa incredibile era la finitura, io giravo da Pompei al sud, no? Toccavo i mobili e ci ho fatto un'impressione. E ho detto, senti un amico, non ti rendi conto che i mobili sono finiti malissimo? Ho detto no, e io ho capito la cosa fondamentale, il mio colpastrello è quello di vincere l'università. Cioè quello che è la salvezza della produzione di colpastrello è l'identità storica del colpastrello. Cioè noi abbiamo il colpastrello, loro non hanno il colpastrello intelligente, e prima di acquisire il colpastrello intelligente ci vogliono circa 7-8 secoli per confezionare ereditario. Allora questa è la cosa che voi dovreste portare a casa come valore in più che garantisce una non concorrenza, se non presso gli altri che hanno 5 secoli di colpastrello. Allora, se parliamo in tempo di 5 secoli, questo è divertente, dal dato che colpisce molto. Alla fine del 400, quando prima di Napoleone era arrivato l'altro francese, il Parmestivali, che era capo da in Francia, che faceva in Italia, anche lui si fece Parmestivali, quando si torna a quell'epoca, pensate, l'Europa aveva solo 5 città con più di 100.000 abitanti, Londra aveva 16.000 abitanti, Roma 18, Cremona era 4 volte più grande di Londra. Le città che avevano più di 100.000 abitanti erano Parigi, ovviamente, Istanbul, e 3 erano in Italia, Milano, Venezia e Napoli. Pensate, sono le 3 città che fanno fuori ancora adesso. È una roba strana. Allora, si fa questa riflessione di ma che rapporto c'è tra quell'epoca il cuoio e oggi? Il rapporto molto semplice. Erano luoghi dove c'erano i clienti. Il prodotto di qualità si fa solo quando c'è il cliente. E voi, che non siete degli storici della cultura pratica, oggettivamente fate il mestiere del prodotto, però non siete neanche degli stupidoni, perché se no non campereste a fare il mestiere del prodotto. Avete avuto l'intuito corretto, avete ripreso il marchio di Milano. Cioè avete capito che il prodotto esiste solo là dove esiste il cliente. Ed è questo il motivo per il quale attorno alla clientela veneziana, della Serenissima, attorno al folgorante regno di Napoli del 400-500, attorno a Milano, sono nate le produzioni di alta qualità, ci sono tuttora le produzioni di alta qualità, perché il prodotto richiede eredità storica, richiede un'intelligenza che non è solo di programmazione tecnica, richiede un'intelligenza di formazione di chi ci lavora dentro. E questa formazione di chi ci lavora dentro è esattamente quello che troverete ancora adesso se non parlare degli artigiani. Questo tipo di intelligenza, lei lo fa delle rapide mezzo, lei ha della gente che sa toccare. La scoperta io la feci in modo molto bizzarro, anni fa, perché ero molto amico della vecchia Ratti, quando Ratti incontrava un amico, lui che gli dava la mano, lui giocava la cravatta. Cioè,
cioè, come stai giocando di affarina? E lo prendeva anche in giro, ho detto, ma perché lo fai? E mi viene automatico, dopo non dico perché. Lui facendo così, teneva con il cervello allenato, cioè toccando 50 cravatte al giorno, articolava l'intelligenza del suo compagno, esattamente come un grande pianista sul pianoforte. Cioè il suo pianoforte era la cravatta degli altri, la sua macchina di competizione era quella macchina di competizione che veniva dalla sensibilità che non è traducibile. Ed è ancora il motivo per il quale, penso a Hermes, Mozart, no? Fa ancora quel mestiere lì. Di Veneti, di Dio fa le stesse robe. A Napoli, malgrado la catastrofe biblica di Napoli, l'industria raffinata in questo campo esiste ancora, e di Aro prima. Allora, questo vi deve dare in realtà contemporaneamente un campanello e lo stimolo, dove siamo ancora oggettivamente primi della classe per merito ereditario. Ma come tutte le novità, se non si manda i figli a Eton, la novità non si mantiene. Cioè se non si investe su questo passato formato attualmente chi è in questo settore, l'eredità a un certo punto si spegne. Ci sono anche delle civiltà che si spingono. Noi non corriamo ancora quella rischio, però lo cose che lo fanno, sapete, la politica, no? Se la politica è capace di intuire e di mantenere questa eredità, vuol dire inventare il futuro, allora se quella cosa funziona, c'è la cosa che io insegno nel luogo più catastrofato del proprio terrestre, una roba mitica, una... eppure quel luogo della catastrofe totale ebbe 120 anni fa una serie di segnali di straordinaria felice esistenza, quando l'Italia aveva, in Italia stava cercando di formare la sua classe politica con vicina a tutti gli elementi positivi della classe politica moderna. Sono gli anni nei quali costruirono il grande teatro, il teatro massimo, perché loro esagerano sempre, c'è un teatro ma siamo massimo ovviamente, dico che facciamo vedere su più degli altri. Il teatro massimo reca sulla facciata la scritta è un po' massonica, però non lo è, molto bella, e lui recita più o meno così, cioè l'arte rinnova i popoli e ne rivela la coscienza. Vanno delle scene di diretto come non vi riesco a preparare da venire. Cioè noi avevamo costantemente il compito non solo di far cassa, ma di continuare a preparare da venire. Non posso prendere l'obbligo di prendere questi valori e dargli un destino. Ed è quello che Milano riuscita a fare, devo dire, oggettivamente, onestamente, in un periodo abbastanza lungo quando si trasformò nel centro mondiale della moda. Oggi la questione si è un po' stancata, il dibattito con altre parti del mondo è aperto, gli interessi sono molto più fatti, a mio parere la città ha anche perso un po' di energia e in alcuni casi ci sono stati dei percorsi intrapresi che potevano essere più corretti di quelli che erano intrapresi, però bisogna anche accettare che il mondo è evoluto, la concorrenza esiste, non è che tu... Noi spesso quando vinciamo un capo, poi dopo siamo così contenti di aver vinto che non pensiamo che bisogna preparare le trincee la stagione successiva. Allora continuare a prepararsi le trincee è fondamentale. Ma nel preparare le trincee avere la sensazione profonda che quello che si sta facendo non è un'operazione astratta, ma è la continuità di un percorso della sua comunità. E allora diventa intrigante anche tutta la tematica relativa alla formazione. E per fare il futuro bisogna fare diventa intrigante quello che è il dibattito che avete aperto, cosa voglio dire, ma le sue professionali che hanno quale siamo diventati dei cagnacci, stiamo facendo crepare con il Monza, abbiamo fatto il brodo con Faenza, i ministeri fanno quello che possono, ci sono delle persone che non hanno nessuna nozione dell'argomento, la difficoltà per dire, poi morta lì. Abbiamo un sistema universitario che in alcuni casi è eccellente, ma dovrebbe avere una cosa di quella che più alla Bobina si fa un corso di comunicazione di design, ma non lavora anche in sala di materiali. Per si fa fare design senza distinguere almeno 50 tipi di porcellane. Uno che non distingue 50 tipi di porcellane non diventerà mai due punti. Non si fa fare senza distinguere la stoffa, i legni, i cuori. Allora, la esaltazione della cultura materiale e della pratica ad alto livello di ciò che è oggi con
supera quei livelli perché deve programmare una produzione, ma deve avere ancora una serie di intelligenze tecniche che sono specifiche e che hanno la caratteristica di essere veramente lo smart, anche qualcosa. Guardate una cosa stranissima, l'analisi che faceva adesso, poi non voglio che non pescate, l'analisi che faceva un uomo che era tutto fuori moda del sistema Antonio Gramsci negli anni 20, la faceva su la formazione e la distinzione, e i gramsciani allora, la distinzione del mondo operaio lombardo da quello piemontese. Come mai i lombardi generavano operai specializzati e i piemontesi dovevano fare la Fiat? Che voleva dire non fare operai specializzati, ma strutture militari grandi. La tradizione militare è ovvio, è facile capire a Torino, adesso può rilavare perché avere un capo militare in Polonia mi sembra che non abbia fatto neanche la doccia, mi diventa un po' di musica, lenta. Il militare va messo in divisa, se no non funziona. Però forse il governo ma che si comprerà una cravatta e poi ti salva alla fine. Ma se ce la fanno. L'opposto era ciò che succedeva in Lombardia. Come mai in Lombardia nasce e si sviluppa costantemente, questo vecchio cultura sociale di allora, un mondo di operai iperspecializzati. Loro lo sostenevano per un fatto che era nell'Ottocento era giusto, e questi venivano dalle grandi aziende agricole della Lombardia e non esisteva la piccola proprietà che esisteva invece in Piemonte. Cioè, l'opera piemontese rimaneva sempre psicologicamente un po' contadino, ma la sorteva dalla roccia della vacca. L'opera lombardo quando usciva dall'angolo del zoccolo, una volta che uno usciva dall'opera del zoccolo, non aveva via di ritorno, aveva solo una strada, era quella di sposare l'identità storica, assumere le qualità e le specialità. Allora, se mettete insieme questa naturale, invece è interessante quello che ho fatto, perché gran parte ancora adesso dell'industria artigianale, conciario e lavorazione della pelle, la sta in aree che sono ex aree di fondo, che diceva questo. Vedete cosa è l'impero? La sconfessa, una stipendia di aziende agricole private, ma adesso è morto da poco, però era ancora un feudo, ci c'erano ancora, nel Vigevatese c'erano ancora feudi, nel Paesotto c'erano ancora fatti, in quelle zone dove l'abbandono del lavoro precedente obbliga la specializzazione. Allora, riassumo questa storia che può essere utile anche per la specializzazione. Voi siete ciò che siete perché avete formato un altro livello di specializzazione, per motivi storici, neanche per il tempo, cioè quella storia è la storia, non si può fare niente, cioè, non è che è portato la testa, è più un colpo di fortuna che un colpo di merito. Avete avuto questo passaggio e portato la specializzazione da un lato, e dall'altro avete le verità storiche che portano l'intelligenza delle cose storiche. Questi due elementi vi rendono abbastanza unici nelle ipotesi di concorrenza. Vi lascio la frate l'arrivo, benissimo. Con Napoli, con Parigi e forse domani ancora con Istanbul, esattamente come ci piace fare, guardate la storia pensata. Se posso, a testimonianza di quello che lei stava dicendo, della nostra vita storica, io lo posso rappresentare in pieno perché io sono partito 25 anni fa rilevando un'azienda in Piemonte, che ho chiuso e trasferito in Lombardia perché nonostante le persone fossero molto brave, non avevano... Piemontese ubbidiente, ma non ha il portastrello. È militare, è militare. Ma il portastrello, qui ha fatto il portastrello. Ha rotto il scatto, bellissimo. Se non avessi trasferito l'azienda in Lombardia, non saremmo riusciti a fare l'eccellenza che oggi facciamo a testimonianza delle nostre tradizioni e del portastrello. Questa funzione sarebbe una assessorata del posto. Oppure avere una sorta di bandiera con cui ti presento. Ed è anche quelli di schede, come dice la regista. Non sarei che quelli che devono andare i soldi. Sono sempre, sempre una ricorrenza. Da cuore alla banca. Bene. Se ci sono domande e curiosità. C'è un po' pastorello. Altrimenti l'appuntamento è il 19, giusto? E l'altra cosa ricordate, cioè, è fondamentale il cliente, avete fatto bene a fare delle grazie.
senza i clienti non si può governare. Aspettiamo magari i clienti, aspettiamo i clienti.